immerso per lavoro nella parte poco edificante, poco divertente. Poi però io ho passato quasi 15 anni della mia carriera tra Londra, Parigi e New York, lavorando per grandi istituti di credito, perché di Suisse, che qua non c'è più, per citarne qualcuno, e altre grandi istituzioni finanziarie. Poi 11 anni fa mi è successo uno di quegli eventi della vita che ti cambiano l'esistenza, ovvero ero in Italia per fare dei meeting con dei clienti, ero in pieno centro a Milano, io di solito per muovermi velocemente uso la moto, e una simpatica signora, devo dire, davanti a me, si è messa in doppia fila davanti a un parrucchiere, pensavo che scendesse per andare al parrucchiere, invece a 30 metri da un semaforo in doppia linea continua ha visto bene fare una bella inversione a U. Io mi sono conficcato sotto la sua macchina, sono andato in coma farmacologico per 48 ore, mi sono aperto questo piano, avevo 54 punti, mi sono rotto in diversi punti del corpo, e lì quello che per molti può essere considerato un fattore traumatico, qualcosa che di negativo, c'è stato il mio rinascimento. E quindi ho avuto anche dei dolori, devo dire la verità, tra i quali una capacità di scrittura che ho scritto 4 libri, ho condotto un documentario per la RAI che è andato in onda per diversi anni, anzi per più di 5 anni, che si intitolava proprio Mamea, nel quale io ho raccontato i rapporti tra arte e denaro. Chiaro che è un discorso talmente articolato, talmente profondo. Giusi parlava del Rinascimento, cioè del Rinascimento è stato la sublimazione, pensate ai grandi mecenati, ma la parola mecenate deriva da Gaio Cinio Mecenate, che era il braccio destro dell'imperatore Augusto, di cui non abbiamo parlato, quindi parliamo del primo secolo avanti Cristo, che, utilizzando un termine moderno, potrebbe essere considerato lo spin doctor, no? Quello che sta dietro le quinte dell'imperatore, il primo imperatore Augusto, no? Sapete, l'imperatore Augusto è stato tra i grandi regnanti della storia dell'umanità, quello che ha vissuto più a lungo, 42 anni di regno, qualcosa di incredibile per l'epoca, la vita media erano 40 anni, e sapete che ci sono tre generazioni di romani che sono vissuti, sono nati, sono vissuti, sono morti, e hanno messo al mondo dei figli, i cui figli hanno visto lo stesso imperatore, i cui nipoti hanno visto lo stesso imperatore, qualcosa di incredibile. Detto questo, è successo che è scoppiato il Covid, bella meravigliosa esperienza per tutti, chiusi in casa, un disastro, eccetera. In quel periodo, passo indietro, io sono un grande collezionista, non solo di arte, ma anche di tutto quello che è legato al mondo finanziario. Perché? Perché incredibilmente non esiste un'istituzione, un museo, che racconta ciò che racconta l'evolversi del mondo finanziario. Io insegno all'università storia della moneta e lo insegno per dietro la mia passione, non ho fatto i concorsi se non quello per entrare, ma non ho mai fatto la carriera universitaria. Un giorno mi trovo a cena con un professore ordinario e gli dico, faccio anche il nome, Maurizio, ascoltami, ma ti rendi conto che la gente si laurea in economia e non sa niente di soldi? Guarda, ci sto dicendo, concorsi di economia finanziaria, di storia economica, no, 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 guarda, ma giuro, veramente non sa niente di soldi. Io dico, guarda, facciamo così, io ti faccio tre domande, se tu mi sai rispondere, non è che ti faccio delle domande complicatissime, cose semplici, forse hai ragione tu, fidante insegnante, ordinario in università, vicerettore dell'università, quindi stiamo parlando dell'ultimo professorino, cioè, non hai fatto queste domande e le chiedono anche a voi, chi e quando ha inventato i soldi, da quando esistono? Chi lo sa? Esistono. Vabbè, prima moneta diventata magari uno sa, ma la banconota, prima banconota di carta, ce l'avranno insegnato tutti quando è stata stampata e dove. Sì. Dove è nata la vera banca? Tutto in Toscana, non è vero. Non è vero. Allora io ho fatto, se te non mi sai rispondere, te ne faccio una quarta. Questa cartellino giallo è rosso, giusto? Ti ho detto quando è stata istituita la Banca d'Italia e quando è diventato l'unico emittente di moneta per lo Stato italiano. Lì è diventato rosso, chiaramente, prima rosso poi bianco. Si è reso conto che non sapeva queste cose che sono fondamentali, è andato in facoltà, ha istituito un corso specialistico sulla storia del denaro, l'ho vinto io, non c'è nessuno, ci scherzo, ma rendetevi conto come oggi questi argomenti che sono alla base, tu si parlava di diversificazione degli investimenti, quant'altro, poi non sai cosa sono i soldi, è incredibile. Stamattina all'università mi sono dato un po' in ritardo perché ho fatto lezione e i ragazzi dicevo, voi siete nativi, si chiamano nativi digitali, no? Siete abituati ormai a utilizzare cellulari, smartwatch, eccetera, per voi è normale. Ma se chiedo a voi che insomma, magari non avete più 20 anni,
Qual è la percentuale di denaro che si tocca, quindi monete, banconote, rispetto al denaro che circola nel sistema? Che percentuale mi diresti? Così, buttiamola lì. Giochiamo. 30. 20. 20? Dipende dal paese, magari. Facciamo il mondo. Globale. C'è in Italia, Poi andiamo nel mondo. Che nel mondo... Media, no, in Italia è un po' di più. Meno del 10. Qua, qualcuno dice, meno del 10, ma quanto? 9,8 no, o 6? 6. Chi ne ha più ne metta? Vediamo chi è? Sì, 0,8. Bravissimo. Lui è giovane, si vede. E lui ha 20 anni, non vale. 22, dai. C'ha ragione lui. Quello che si chiama M0 base monetaria, oggi in Italia rappresenta meno del 3 in generale, ma di questo 3 il 2,2 sono depositi obbligatori delle banche, che devono essere messi da parte, perché se uno ha bisogno del cash, ricordate la corsa degli sportelli, no? Le banche devono avere a disposizione abbastanza contante per far fronte a esigenze di medio termine. Ma in realtà siamo sotto l'1%. Ed è incredibile pensare che viviamo nell'era del denaro digitale, totalmente digitale. Il 99,2-3% del denaro che circola nel sistema è dematerializzato.